La missione non è semplice. Dovrai ritrovare Drew e riportarlo al centro della Terra. Tranquillo, non sarai solo. Ci sarà sempre qualcuno pronto a aiutarti. Tutto chiaro, ma no, sono in vacanza. Sono in vacanza, scusate. La collaborazione con Eros era una cosa che bramavo da tempo. Quando poi mi sono trovato a scrivere questo video, una volta visto questo ruolo, non vedevo nessun altro oltre che a lui. E quindi appena ho scritto il video l'ho contattato, gli ho spiegato un po' l'idea di tutto il video, che insomma è abbastanza difficile da raccontare, e gli è piaciuto un sacco e ha deciso di farlo. Arietta bella fresca, viaggio senza gravità, mi sembra di volare, c'è il mondo da sapere, dai ti devo chiamare. Scusa ma prende male, ci sentiamo alla fine dell'estate. Drew è arrivato sulla Terra con un asteroide e quando è arrivato sulla Terra ha iniziato a popolare il centro del pianeta, e da quel momento, dall'alba dei tempi, regola le vibrazioni positive e la felicità nel mondo. Fa parte di una specie chiamata i Kofuku. Drew è nato in realtà da un attento confronto tra me e Christian Cordella, che è un bravissimo disegnatore di fama internazionale che collabora con Marvel e le più grandi case di produzione del mondo. E dopo tanti confronti siamo alla fine arrivati a un punto che convinceva entrambi, che è appunto quello che potete vedere, e ovviamente ha dei chiari riferimenti un po' al mondo di tutti gli animatronics cinematografici, quindi partendo dai Gremlins a un po' la bocca del Porg, alle orecchie di Baby Yoda, ha un qualcosa che lo associa a un po' a queste cose qua iconiche. Vabbè, felicità. La mia felicità. Voglio perdermi e poi si vedrà. La mia felicità. Vi salutiamo. Ciao. Ora. Allora.